Chissà se è la persona giusta. Tante persone si pongono questa domanda. Oggi proviamo a vedere cosa vuol dire, come si può trattare questa cosa e poi nella seconda parte vedremo quali sono gli errori che è meglio evitare. Innanzitutto, quando ci si pone questa domanda, è un buon momento. Stai uscendo dall'innamoramento e ti stai facendo delle domande su com'è la situazione. Questo va bene. È un punto di svolta interessante. Cominci a aprire gli occhi e ti domandi: ma dove sono? Ok. Detto questo, cosa vuol dire che è la persona giusta? Riflettiamo un attimo. Giusta in che senso? Pensandoci io posso dare solo una risposta. La persona che tu pensi sia quella giusta è quella che ti corrisponde, risponde a quello che tu desideri. Allora ti corrisponde, è giusta. Se io voglio comprare un vestito, la prima cosa che guardo è se mi piace, la seconda cosa che guardo è se mi va bene, cioè se è della taglia giusta, appunto giusta. La terza cosa che guardo, terza, è il prezzo. In ogni relazione c'è un po' di rischio, non è tutto a posto, non è così semplice come un vestito. Prima cosa, ma questa persona ti piace? Seconda cosa, è giusta per te? Cosa vuol dire? Che è della taglia giusta, cioè che va bene con te oggi, perché domani magari cambi taglia. I gusti nel corso del tempo cambiano, le esigenze cambiano, noi cambiamo. Il costo. Ogni rapporto ha un costo. Sembro venale, ma non lo sono, perché vuol dire che tu devi comunque comprometterti con quell'altro. E in questo compromesso, come il compromesso della casa, devi vedere se incontrando l'altro, quello che tu spendi non è troppo per l'acquisto, cioè per entrare in rapporto. Qualcosa dovrai spendere, cioè dovrai smussare i tuoi angoli, abbassare le tue aspettative, accettare i suoi difetti. Compromesso vuol dire che comunque ti conviene, cioè per te è un affare. Non è la perfezione, però a te sta bene.